Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio ha proseguito il 21 luglio l'esame del disegno di legge che riordina i parchi e le aree protette. Approvati i primi tre articoli, inserito il quarto con alcuni emendamenti del gruppo consiliare Forza Italia, come concordati con la Giunta. Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle. I risparmi non si ottengono con gli accorpamenti degli enti di gestione, ma con la centralizzazione degli acquisti. Abbiamo ottenuto anche di mantenere la rappresentanza legale in capo al Presidente e anche il riferimento alla provata competenza. Marco Grimaldi, Sinistra Ecologia e Libertà. Questa è una legge di riordino, al presente i parchi verranno finalmente scelti d'intesa coi territori, rientreranno le associazioni ecologiste dentro i luoghi di gestione di queste aree protette e poi una ridefinizione non solo di alcuni confini ma l'estensione in alcuni casi di alcune aree parco. Nuova fusione di comuni in Piemonte. L'Assemblea ha approvato all'unanimità la deliberazione che indice il referendum per l'istituzione del comune di Campiglia Cervo mediante fusione dello stesso con Quittengo e San Paolo Cervo nel Biellese. Andrea Piano, Partito Democratico. Il Consiglio regionale deve innanzitutto interloquire con i territori. Il Piemonte è una delle regioni col maggior numero dei comuni, dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di tutela delle specificità delle singole comunità e le esigenze di efficienza che permettano di sopravvivere alle diverse realtà istituzionali. Diego Sozzani, Forza Italia. Vi è una necessità che con la condivisione delle funzioni vi sia anche una condivisione politica del territorio. Poi il fatto che ci sia stata una ridimensionamento del ruolo delle province, evidentemente il peso specifico dei comuni dovrà crescere in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche di questi comuni. Dal 1 agosto al 6 settembre è allestita nell'Ecomuseo Feltrificio Crumier di Villarpellice, nel Torinese, la mostra Il Verismo francese e le scuole piemontesi, incisioni ottocentesche che documentano l'entrata del realismo francese in Piemonte. Aumentare la partecipazione dei giovani alla vita attiva anche attraverso la rigenerazione di edifici abbandonati con le comunità più innovative e l'apporto delle start-up. Sono gli obiettivi tracciati durante il convegno Politiche Giovanili in Piemonte, un piano per il rilancio. Una carta storico-escursionistica per documentare e rappresentare i luoghi della Resistenza in Val Grande, nel Verbano Cusio-Ossola. L'hanno realizzata l'Ente Parco Nazionale e l'Associazione Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce. Censiti anche 71 monumenti e 79 lapidi. Proseguono le mostre itineranti del Consiglio regionale concesse in prestito gratuito. Sono visitabili fino al 2 agosto a Saluzzo presso la Castiglia la mostra Piazze del Piemonte e a Ceva nella Biblioteca Civica la rassegna fotografica Dalla carrozza all'aereo. Ed è tutto, altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.